ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video un po' più soft, un po' più tranquillo. Si tratta di sistemare i calendari dell'avvento dell'anno precedente, quindi del 2021. Perché io l'ho fatto, sinceramente avevo fatto così il video e devo dire che le cose si vedono bene, quindi volevo farvelo vedere. Quindi ho cercato di sistemare per quanto riguarda i prodotti occhi, per quanto riguarda i prodotti viso e per quanto riguarda i capelli, eccetera. Vi faccio vedere tutti i calendari dell'avvento perché se viene diciamo troppo lungo io lo velocizzo e vi rendo la cosa più facile. Questo video serve soltanto per passare un po' di tempo insieme e siccome è una cosa che a me piace guardare negli altri canali, spero che vi piaccia anche guardarlo nel mio. E niente, che dirvi, vi lascio ai video di sistemazione dei calendari dell'avvento 2021. Noi ci vediamo alla fine, ciao! Allora, io direi di iniziare con Yves Rocher, perché poi vi dovevo far vedere quelli dell'altro calendario dell'avvento. Iniziamo con Yves Rocher perché sono cose già che li conoscete. E aiuto, aiuto, devo riuscire a sistemare il tutto. Come sempre farò per quanto riguarda il viso, per quanto riguarda il corpo e per quanto riguarda i capelli. Metterò i vari prodotti, sicuramente molti voi li conoscete, quindi posso anche velocizzare questa parte perché Yves Rocher è anche venduta in Italia. Anche se i prodotti sono scritti anche in tedesco, però io vedete avevo fatto anche la lista. Però sicuramente questi prodotti che vi posso anche far vedere sono prodotti che voi avete, cioè che conoscete direttamente. Comunque adesso velocizzo questa parte e in caso vi metterò l'altra parte, visto che gli altri prodotti non sono molto conosciuti, anche se nei miei video sia su YouTube che anche su TikTok ci sono varie sezioni dove faccio vedere l'apertura proprio del calendario dell'avvento, dove faccio vedere tutti i prodotti, perché dicendolo così a mano mi viene anche un po' difficile, quindi vi lascio a dopo, ciao. Adesso iniziamo con i prodotti del calendario dell'avvento. Per prima cosa ho preso dei come si chiamano? Creme douche e aroma douche, che sono prodotti per il bagno. Poi ho preso una creme douche, sempre prodotti per il bagno. Poi ho preso questo, cioè poi ho preso, ho ricevuto nel calendario dell'avvento, guardiamo un po', ed è un prodotto per i capelli. Poi abbiamo una body lotion, poi abbiamo uno shampoo, winter shampoo, poi abbiamo uno spray per quanto riguarda le mani, questo serve anche in questo periodo. Poi abbiamo questo, che cos'è? È uno skin bed, un bagno schiuma. Poi abbiamo un body butter, una tavoletta, un burro corpo. Abbiamo una Q10, quindi una crema per il viso. Questo qui è una per fare il pediluvio. Poi abbiamo Winter Spooling, che è per un prodotto per quanto riguarda i capelli. Adesso sto controllando se ho indovinato o meno, perché ovviamente non conosco il tedesco. Poi abbiamo End End Cream, ed è una crema per le mani. Poi abbiamo un contorno occhi, questo qui piccolino è un contorno occhi. Poi abbiamo 2 in 1, che è uno struccante occhi. Poi abbiamo una maschera per quanto riguarda il viso, una maschera per quanto riguarda il viso.
Poi abbiamo il fuss butter che è un burro per i piedi. Poi ho la Tajes Cream che è una crema viso. Poi c'è un balsamo labbra. Poi abbiamo il guanto refrigerante. Poi abbiamo questa che è una maschera per capelli. Quindi una maschera per capelli. E poi abbiamo una maschera, quella in tessuto, si vede benissimo che è quella in tessuto, tutta colorata ed è molto imbevuta. E per finire il peeling. Questo è il peeling. Adesso vado a prendere tutto il resto e torno subito. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso da Balea tramite la mia migliore amica che abita in Germania. Questo è tutto il contenuto. Vi ho già fatto il video, quindi se volete potete vedere lì. Ho preso una body lotion, uno struccante per il viso, altri due struccanti, uno per quanto riguarda waterproof, l'altro no. Un olio, questo qui della Balea, dicono che è buonissimo, quindi lo voglio provare. Balsami labbra, balsami labbra, balsami labbra. Delle goccine che sono dei sieri per gli occhi, per il contorno occhi, scusate. Un altro struccante, alcuni sono proprio adatti al waterproof, quindi saponette, balsami labbra cremosi. Questo è un peeling per il viso. Poi questo è l'altro struccante, se non mi sbaglio, no, non era bifasico, era forse quello senza olio. Poi ho preso questa schiuma per la rasatura che mi interessa molto. Questa invece è una crema per i capelli, per modellare i capelli, voglio provarla. Poi ho preso svariati sieri proprio per la tipologia di pelle che io ho. E ricordate che tutte queste cose io le ho prese scontate, quindi ottimo. Poi questa che cos'è? Questa che cos'era? È una crema. Questa è un'altra crema però per quanto riguarda la depilazione. Quella era una crema viso. Poi ho preso due creme per quanto riguarda il viso e ho preso quella a base d'acqua, se non mi sbaglio, che non vedo, è una energizzante. Una era Q10, sì, e l'altra a base d'acqua. Ho preso un wash gel che significa il detergente viso. Poi guardiamo cosa mi fa vedere. Una crema, se non mi sbaglio, è una crema per il corpo. Esatto, l'ho messa proprio nel posto del corpo. Questi ovviamente sono deodoranti per le ascelle. Poi, no, questa era la crema. La crema, ho sbagliato posto. Lasciamo perdere. Poi ci sono questi che sono dei sali per il bagno. Questi sono per i puntini neri, sono i patch. Poi ci sono altri sali, se non mi sbaglio, sì, questi che fanno una profumazione, questi già li ho utilizzati, fanno una profumazione pazzesca. Poi andiamo avanti e questa è una peeling mask, una maschera per il viso. Poi un altro siero di questa marca sempre, Balea, retinolo, dicono che sia ottimo. E poi questo che cos'è? Un SOS gel, questo è per i brufoletti, quindi lo voglio provare e testare se è buono oppure no. Poi passiamo a Nivea, farò sempre per quanto riguarda il viso, per quanto riguarda il corpo e i capelli. Burro labbra, questo è uno scrub ottimo, io adoro lo scrub di Labello, quello è per i capelli. Una crema per il corpo, questo serve per togliere le macchie nei vestiti, ricordatelo. Questa è una BB cream che già dico che è pesante per me ed è scura, un'altra crema. Andiamo con le creme. Io ho sbagliato a metterle perché mi sono accorta che alcune sono per il viso. La saponetta, queste sono tutte cose che scenderò sotto, quello è un deodorante sotto le ascelle, scenderò sotto nel bagno. Questo è un bagnoschiuma.
uno struccante fantastico, un altro balsamo labbra, poi la retina che se mettete la saponetta all'interno vi fate un piccolo scrub, crema corpo stupenda, veramente fantastica, beauty blender piccolina lilla, stupenda. Poi un'altra crema. Poi abbiamo queste maschere, sì, sono delle maschere. Struccante, ottimo anche quello. Quella è una crema per le mani. Poi un altro labello. Ah no, questa era in un'altra parte e l'ho messo lì. Vabbè, c'è un po' di confusione nella stanza. Lasciamo perdere. Andiamo a vedere cosa c'è in quest'altra scatola e ci sono le cose trovate nel calendario dell'avvento di Sephora. Questo è uno spray per le mani, sempre ottimo in questo periodo. Questo è quello, il profumo che si mette nella medaglietta. A me piace, però la medaglietta color oro a me non piace tanto. Poi abbiamo delle maschere, delle creme. Questa è una crema, se non mi sbaglio, un gloss di Sephora, l'illuminante di Fenty che già ce l'ho, la crema per le sopracciglia di Anastasia, Benefit per le sopracciglia, il tonico di Fenty Beauty, poi abbiamo il rossetto di Charlotte Tilbury. Poi abbiamo questa di Olaplex, una crema per i capelli ottima. The Ordinary, che è sempre per il viso. Questa della Renne, non mi ricordo sinceramente qual era della Renne, ma se non mi sbaglio per il viso sempre. Sì, fatta per il viso. Poi c'è un balsamo labbra di Huda Beauty, ottimo. Poi questo è sempre per quanto riguarda il viso ed è di Erborian. Poi lo struccante, cioè il panno struccante, ottimo, un balsamo, un rossetto, poi un mascara, dei patch, questo è un bronzer di Rare Beauty che utilizzerò, è un bronzer abbastanza pigmentato, carino come bronzer. Poi abbiamo un mascara di Tarte, la palettina della Denona, molto carina anche questa. Poi abbiamo una saponetta che io uso, che è sotto nel bagno. Vediamo dove la metto questa saponetta, perché di norma la devo mettere nel reparto bagno perché poi l'ho scesa sotto. Anche gli struccanti sono sotto. Questo è un prodotto per i capelli. Bene ragazzi, questo è il video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Se così è, scrivetemi un commentino, commentatela qualunque, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se devo ricomprare questi calendari perché ho una mezza idea. Quindi aspetto numerosi i vostri commenti, così decidiamo se acquistarli o meno. Io per quanto riguarda questo video è tutto, vi saluto e vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!